Buonasera ragazzuoli, buonasera. Benvenuti su Crash Bandicoot Insane Trilogy. Allora, ve l'avevo detto ragazzi, ve l'avevo promesso che vi portavo questo bel giochino, bello bello ragazzi, Crash Bandicoot, bello bello. Ve l'avevo promesso. E ragazzi, ci siamo, ci siamo. Pa 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 pu 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 pu. Piripipupu. Ok, iniziare. Tra l'altro ho lasciato l'HDR sulla TV, quindi speriamo che si veda bene. Ecco, già i colori non mi piacciono come vedo nella live. Cioè, oddio, sono belli, però. No, dai, vanno bene. Allora, buonasera Guglielmo. Allora, io mi voglio fare tutti i Crash in live su Twitch, perché poi a ottobre uscirà il quarto. Aspettate che vedo se. Ok, se avevo chiuso la porta. Quindi ragazzi, Crash Bandicoot 1, partiamo così. Non so se riuscirò a finirlo stasera. Il primo. Può anche essere, però vedremo. Vedremo. Magari fare tre live su tutti i Crash, cioè la prima live sul primo, la seconda live sul secondo, però è un po' difficile. Dottor Cortex, non sappiamo perché non ha funzionato il Tanto hype per il nuovo vostro Crash, non vedo l'ora. gioco. Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia. Caro Cortex, quante botte che devi prendere. Ci siamo. Resto nel vortice. Tanto ragazzi, lo sta Vortice, portando anche i il Morx, vortice, perché gli ho lanciato la sfida. chiunque Vediamo se riesce a abbia finirlo, perché lui potuto ragazzi, lui ha finito a cosa può malapena solo il primo. succedere? Cioè, a fatica ha finito il primo, perché non riesce. Quindi, gli ho lanciato la sfida. L'ennesimo fallimento. Quanto sei bello, tu. Tra l'altro, il nuovo design del nuovo Crash mi piace un botto di più di questo. Ciao, amore mio, buonasera. Preparate il bandicoot Guarda il femmina. cielo. Preparate il bandicoot gnocca. Mi dissocio, mi dissocio. Mi dissocio. Allora. Arrivo raga, sto un attimo guardando. Pam pam para pam 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 para pa 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 pam pam. Amo, non ho idea di quella cosa che mi ha mandato. Io non ce l'ho. Esatto. Ragazzi, ma sto gioco è estate. Cioè, sto gioco è estate. Caro amico mio, da quanto tempo, Crash? Iniziamo. Devo riprenderci la mano. Vediamo se riesco a prendere la gemma subito al primo livello. First try. Mentre raga, le gemme non è. Cioè, non siamo qua per finirlo al 100%, ma quelle che riesco, prendo. Grazie. Ok. Ok, poi devo tornare indietro. Allora, qua, ragazzi, è un po' complicatina la cosa. Vediamo se riesco. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, c'ho il ritmo, c'ho il ritmo. Signori, è lui.
E signori, è l'Elex, ragazzi, non si smentisce mai. Gemma per noi, first try, ragazzi, primo livello, subito prima gemma. Applausi, su. Ta-da-da! Perfetto. E raga, è il primo livello, ci cioè siamo subito tolti. Lex, ma la serie sulle Ezio Collection è ancora intenzione da portare su Twitch? Sì, assolutamente. Scusa per insistenza, ma sarebbe davvero bello. La porterò, Guglielmo, la porterò magari dopo quella di Crash, probabile. Perché tanto, raga, oddio, ci sarebbe anche Ghost of Tsushima da portare. Però magari potrei fare la serie di Ezio quando verrà Angie qui a trovarmi. Magari quando abbiamo tempo facciamo gli episodi su Twitch di Ezio. Ci potrebbe stare, anche perché, ragazzi, una bella voglia di giocarlo ce l'avrei. Vai, vai, ragazzi, arriveranno, voi supportatemi, fate che io vi porto tutto. Vai, attenzione, ragazzi, stasera sono carico, ho voglia di giocare, di divertirmi, stare un po' con voi. Ragazzi, tengo a ricordarvi che potete anche donare e comunque supportare anche con questa cosa il canale. Ehi, ehi, voilà. Madonna. Ehi! Hey. Oh! Voi non avete capito con chi avete a che fare qui. Non avete capito. Ehi! Hey. Ehi! Hey. Ah! Ehi! Hey. Maledette talpe! O puzzole, quello che... non lo so. Livello bonus, ragazzi. Primo livello bonus. Sì, la boss fight di Cortex è un po' stronzetta. Non sembra mai stronzetta, effettivamente. Non è proprio facilissima. Tanto, raga, fatemi sapere se la facecam qua a sinistra vi piace. Sì, sì, di là, perché ce le vite di là. Le vite si devono vedere. Le mele possiamo anche farne a me. Qua, raga, la gemma non possiamo prenderla. Ci mancano tre casse, ma perché sono da prendere con la gemma colorata. Ragazzuoli. Ok, Great Gate, ragazzi. Prossimo livello, siamo già al terzo livello. E stiamo procedendo bene. Tanta roba. Oddio, sto livello. Ok. Questo qua, raga, è il livello di Gennaro. Perché c'è la canzone che fa c'è Gennaro, ya. Sembra che dice così. Hey. Mamma mia, ragazzi. Ma che è? Pam. Ma che però? Pam. Pam. Bam. Boom, scimmietta dei miei stivali. Bam, bam. Strage, attenzione, lui. Ok. Ehi. Ok. C'è Gennaro, c'è Cia! Avete sentito? Ehi! Hey. No. Ok. Eia! Ma vattene a cagare. Odio quelli con gli scudi. Ehi! Hey. Oh! Ehi! Hey. Ehi! Volevi, eh? Volevi? Bam!
Ok, con calma. Ci vuole calma. E sangue freddo, calma. Yeah. Alto livello bonus, ragazzi. Stiamo procedendo come i fulmini. Il tuo crash preferito. Bella domanda. Bella domanda. Il terzo, forse. Nonostante anche il primo mi piace un botto, perché il primo è proprio classico. È stato quello che ha fatto, che ha iniziato tutto, no? Quindi, raga, poi c'è anche il quarto, che secondo me, ragazzi, sarà una bomba. Finalmente, dopo 20 anni, finalmente il quarto capitolo ufficiale. Crash è tornato realmente, ragazzi, non solo per i remake, ma anche roba nuova. Meno male, perché mi mancava. Il primo è sempre il primo, esatto. Ehi! Ragazzi, ma qua si sta procedendo... Ma proprio... Cioè, raga, dai! Qua sempre per le gemme. Mi mancano le gemme per tutte le casse. Ottimo. Raga, fa un caldo. Veramente, un caldo incredibile. Perfetto. Anche se anche il 2, Crash 2 non è male, raga. Ma mi piacciono tutti. Però vabbè, se devo sceglierne uno, non lo so, forse il 3, dai. Il 3 perché c'è la Warp Room, tanti bei ricordi, il 3. Però anche il primo, raga, il primo è il primo, cioè. Ehi, oddio il masso. Ok. Qua devo prendere la gemma, assolutamente. Pam 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 pam. Aiuto! E gemma, ragazzi! E gemma sia! E gemma sia! Siamo già due! Ehi! E balabam! Vai. Ti trovi bene con il fatto di saltare tenendo premuto X? Io all'inizio non tanto, poi mi ci sono abituato. Sì! Mi trovo bene, ma mi pare che anche l'originale fosse così, eh. Anche sull'originale, per andare più in alto dovevi fare premuto X, mi pare, eh. Poi potrei anche sbagliare. Bello sto livello, raga, i colori di sto livello, l'acquetta, tutta pulita. Mi ha sempre fatto impazzire. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Pipu pu. Pa 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 pa. Raga, io prima o poi devo trovarlo, un peluche di Crash, assolutamente, devo trovarlo. Ehi! Ehi! Ho ucciso il pesce, vabbè. Vedete, qua ci sono le gemme da prendere, vedete? E allo bonus. Anche Spiro, esatto. Anche Spiro dobbiamo portare, assolutamente. Tutta la trilogia. Ah, giusto che tu sei un po' più piccolino. Sì, sì, mi pare che fossero gli stessi anche sull'originale, comunque. Ehi, ehi. Infatti, raga, hanno tenuto tutto uguale qua. C'è proprio un remake fedelissimo. Tanta roba. Tranne ovviamente che per la grafica. Ehi, ehi. Occhio. No. Crash è l'ultima, non facciamo cagate. Grazie.
Tu 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 tu. Ehi! Queste casse qua ci mancano con le gemme, va bene. Raga, qua sta avanzando in una maniera incredibile, imprescindibile, infecondabile. Papu papu! Ragazzi, papu papu! Il primo boss. Anche la musichetta che c'è in sto boss fight, raga, mi fa impazzire. Ma va a cagare. Sei forse uno dei boss più facili della storia dei videogiochi. Sei imbarazzante, papu papu. A posto, a casa. Papu papu aku aku papalu gatmandu. Sono cose nostre romantiche, ragazzi, non fateci caso. Cos'è qua? Macchina del tempo di Coco. Vuoi che si unisca alla tua avventura? Sì. Con R2 puoi passare a Coco. Ah, è vero che potevo. Questa cosa è nuova, nell'originale non c'era. Possiamo switchare tra Coco e Crash. Vabbè, usiamo Crash. Rolling Stones, ragazzi, famosa band, hanno dedicato queste cose. Cioè, questa. Hanno fatto un. Secondo me qua hanno fatto un omaggio alla band. Hanno chiamato il livello Rolling Stones. Famosa anche rivista negli Stati Uniti. Okay. Allora qui devo stare un attimino attentini. Ok. Guarda che pro player, ho fatto il contorno. E ora possiamo attivarle. Ciao. Pipipipu. Pupu pipi. Ok. Ora. Oddio. Mamma mia, ragazzi, ma che roba, ci stiamo destreggiando in maniera incredibile qua. Cioè, Mox qua era già morto 20 volte in live. Sono un po' uno stronzo. Vai. Ehi. No, ma questo ho sprecato la maschera, vabbè. Però. No, c'è una vita. Ok. Vabbè, siamo quasi a 30 vite, eh? Siamo ancora morti una volta. Adesso muoio perché l'ho detto. No, ho mancato. Dove è mancata sta testa di Brio, dottor Brio lì? Strano. Dai, Crash! Ok. Tu. Pupu pipi. No, povero Crash! No, povero Crash! Va bene. Allora,
Hogwild, ragazzi. Questo è il livello del cinghiale. E anche qua dobbiamo prendere la gemma, perché sennò non sono contento. Vai. Vai, 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 vai. Bravissimo, cinghialino, vai. Mamma mia, ragazzi, che pro qua. Ma che stiamo... Gemma! E si va nell'oblio, si vola. Raga, un anno che non ci gioco, eh. Forse un po' di più pure. Cioè, ma di che... Cioè, ma Crash... Ma io ci sono cresciuto... A parte che ci sono cresciuto con Crash Bandicoot, quindi non è che... Nati Fortress. Fortress. Ok, raga, il prossimo livello lo facciamo con Coco, perché voglio usare anche la cocchina. La cocchina. Budabaka! Hey! Budabaka! Ma qui ho paura di quelli con gli scudi, sinceramente. C'è Gennaro, ya! Sì. Taci, scimmia. La cocchina, sì, in effetti... Vabbè, raga, ma perché dovrebbe essere così? Cioè, la cocchina può essere anche la Coca-Cola. Cioè, voglio dire, la cocchina... Mi bevo un po' di cocchina. Ehi! Ehi! Tutto... Oh! È entrato nel vortice, cioè, me lo accorto. Oh, ragazzi, mi mancava un po' di sta spensieratezza, no? Perché con The Last of Us 2 ogni cosa è l'ansia che... Oddio! Cosa succede adesso? Invece con Crash, ah, estate. Mamma mia, che bello. Ehi. Oh. No. No. Che botta. Volevo prendere la maschera. Ehi. No!
Porca put... Missione primi fail. Non sono ancora morto, eh. Quindi fail fino a un certo punto. Ehi. Oh. No. Ok. Carichiamo bene il salto. Bene. Qui. Ehi. Ehi. Oh. Ok. Checkpoint. Checkpoint. A te. Ti devo dare per... Ma qui in realtà c'è un trucchetto, però... Madonna, che culo! Aspetta, perché qua è un po' stronzo il tipo lì. No! Madonna mia maledetta... Ok, allora uso il trucco. Vedete qua? Si può andare giù. Però figata, ragazzi, perché vedete quella torre là in fondo col... Come si chiama? Cosa che vola, non mi viene in mente. Quello è l'ultimo livello. Cioè lì ci si arriverà col tempo. C'è la mappa tutta dietro, una figata sta cosa. Comunque qua dietro c'è un passaggio segreto. E qua potete fottere un bel po' di problemi. Ottimo. Vai così, Crash. Vai così, bomber. Vai. Quante vite qua. Una, due, tre, quattro. 44 vite, raga, già. 44 gatti. Na 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 na. Ehi. Oh. Chi? No, ho mancato. Sapevo che mancavo. Sapevo che mancavo il saltello lì. Madonna. Dai. No. Maledetti saltelli. A sto punto prendo queste mele. Allora, e ho fatto questo per prendere quelle dannate... Vabbè, mele, frutti V, quei dannati frutti V, pa. Allora. Crash, amico mio. Ce la possiamo fare. Ehi. Dai che è finito il livello, mannaggia. Olè. Zanzare, sì, sono una rottura di palle. Infatti, ragazzi, oggi ho montato la zanzariera lì dietro. E però senza le zanzare, non so se lo sapevate, non ci potrebbe essere il cioccolato, perché le zanzare impollinano il cacao. E a me sta cosa mi ha fatto davvero male, perché le zanzare le ho insultate, violentate, uccise, mi dissocio. Però si parla di zanzare. Insomma, invece fanno, cioè, se non ci fossero loro il cioccolato non esisterebbe. Il che è meglio che ci siano. Oddio, la maschera in sto livello è un po' sprecata, perché non è che posso correre più di tanto. Ah.
tu. Madonna, sto cadendo. Ehi. Eh sì, le zanzare impollinano il cacao, ragazzi. Sembra incredibile, ma è la verità. Ah, qui c'è una cosina da fare, ovvero... Lo sapevo che cadevo per sta roba, lo sapevo. Ragazzi, prima morte in assoluto. E siamo già alla seconda isola, quindi sta andando bene. Allora, qua io devo fare una cosa un po' fastidiosa, ovvero prendere questa. Tornare indietro. In realtà, perché sono andato di fretta, allora... Poi tornare indietro, perché quella cosa ha sbloccato le casse qua sotto, vedete? Ehi! Quindi adesso faccio così... E qua sotto ci sono le vite. Quanto sono idiota. Vabbè, posso far così. Effetto. Pa 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 pam. Pa pa pa. Pa pam pam pam. Mi è venuto in mente, amore, perché non ti fa guardare quella live. Non cito chi è, perché non voglio fargli pubblicità ulteriore. Cioè, è famoso. Perché, praticamente, sono un deficiente. Vabbè, mi do ammazzare. Tanto il bonus non conta la morte. Perché stasera faceva la live solo per gli abbonati. Quindi tu che non sei abbonata non puoi guardarla. Eh sì. Quindi o paghi o non puoi guardare. In poche parole. Ma resta qua sull'Elex Tube, amore mio, che è meglio. Gemma! Parabà! Parabà! Si va avanti. Sì, infatti... Allora... Le live solo abbonati anche a me darebbe fastidio, perché comunque tutti dovrebbero guardare una live, cioè non chi paga, sì. Magari l'abbonato gli do altri privilegi, non so. Non so, però ad esempio le live solo abbonati non le farei mai. Raga, boss fight con Reaper Roo. Questa qua è un po' stronza, sta boss fight. Allora, facciamo così. Vai lì, vai lì, vai lì. No! Maledetto. Lui fa così, così, dopo quella viene qua. Ok. Fatemi un attimo pensare.
Ah, preso. Ok, viene ancora qua. Ok, va tutte e tre quelli centrali. Ta, ta. Quindi dopo se ne va qua, subito. Bam! Ok, manca l'ultimo. Madonna, per un primo non mi prendeva. Tutto. Maledetto Ripperru. No, devo farlo prima. Ora subito. Te! E vince Lele. Ciao ciao Ripperru. Ciao! Wow! Grazie ragazzi, troppo gentili. Ok. Tanto ragazzi, è uscito il mio film Scream 5 parte seconda su YouTube, quindi chi non l'ha visto dopo la live se lo vado a vedere. Ah, salva carica. Facciamo un salvataggio manuale. Salva. Ci sta. Salvataggio. Ok. E ogni tanto ragazzi i salvataggi manuali li faccio. The Lost City ragazzi, sto livello è stronzo. Parecchio stronzo. Ragazzi, qua di solito muoio sempre qualche volta. Quindi se muoio aspetta. Ok. E per prendere la gemma in sto livello mi pare che non bisogna mai morire. Se muori solo una volta, non ti dà la gemma alla fine. Anche se hai preso tutte le casse. Quindi è parecchio sconcerto. Sti giochi di merda. Non mi ricordo se posso saltarci sopra quelli lì. Nel dubbio, non lo faccio. Hey! Tu. Oddio, pipistrelli. Tu. Ok. Tu. Tanto ragazzi, questo è il famoso livello dove tu puoi fermare le vite, perché se continui a uccidere i pipistrelli danno i furti Wumpa. Tu stai lì a 30 ore e ti fai 100 vite e prendi il trofeo. Così come ho già preso il trofeo, è inutile farmarsi 100 vite. O meglio, se si è pippe si può farmare le vite in questo punto, però siccome io non sono una pippa qualunque, non le farmerò. E sarò onesto. Ah? Tu. Frutto Wumpa. Checkpoint. Quello stronzo mi pare che mi fa cadere se vado là, guardate. Ah, invece no. Oh! Ok, l'importante è che ho preso la testa del dottor Brio. Quello è l'importante. La vita posso anche farne a meno, anche se mi dà fastidio lasciarla lì, però. Sti cacchi. No. Allora, questa parte mi sta molto sulle scatole.
Bisogna essere veloci qua. Poi dicono ancora che Crash è un gioco per bambini. Convinti. Cioè, ragazzi, metto in mano sto gioco a Jerry. Non fa neanche il secondo livello, per dirvi. Lo sapevo che dovevo cadere sul fuoco, che sfiga. Lo sapevo. Tu 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 tu. Quel maledetto, quella maledetta cassa metallica lì, raga, è veramente maledetta, perché non si capisce. Ok. La prospettiva. Ciao. Ok, livello del dottor Brio sbloccato. Siamo sulla buona strada per prenderci la gemma. Però non voglio dire niente perché non voglio portarmi sfiga. Semplicemente. Questa cosa mi sta sulle scatole. Dai, passa, rompi scatole. Ma sei stro... Ti è. Allora, qua devo fare un salto ben... Ora! Ok. Fermi un attimo. Finestra aperta, aria retta fresca, Rex tubo con Crash Bandicoot, bicchieri di alzata, Mizza, ha proprio Summer Crash. Posso fare una domanda sul film che contiene spoiler? Scusami, Angie, ma cosa sarebbe l'orzata? No. Spoiler no, pela. I spoiler no. I spoiler ti bagniamo, subito. Vabbè, però ok. Ragazzi, i livelli sono stronzi. Lo sapevo che morivo, lo sapevo. Lo sapevo. Sto livello. Ragazzi, i livelli del dottor Brio sono i livelli bonus, però più difficili. Minchia, lo sapevo che dovevo cadere, lo sapevo che dovevo cadere, io lo sapevo. Guglielmo, più che altro, non farti domande, dopo la live vai a vederti il film e basta. Fai prima. Via! Ce l'ho fatta. No! Mi ha preso l'esplosione per essere lontano, non ci credo, che sfiga. Ma si può fare sta sfiga? Esatto. Quella sa di limone, mi pare un po', no? Sono morto, sono stato troppo lento. Ah, non è un sale di limone, ok. No, dico tipo limone. Ok. È tipo la Sprite, più o meno, no? Una cosa tipo la Sprite... No, Sprite, scusami. È la... come si chiama? La gazzosa, ecco. Tipo la gazzosa dovrebbe essere. Che culo. Come sapore, intendo, eh. Sì, ce l'ho fatta. E vai. Ah, hai già visto il film o vuoi farmi una domanda spoiler? No, piuttosto fammela su Instagram, Guglielmo, fammela su Instagram. Che magari poi uno viene a vedere la live e vede lo spoiler, no? Fai... Ok, non sa di un cazzo, perfetto, vabbè. Sa di mandorle. Ah, figo. Fammela su Instagram comunque che fai prima. Oddio, sto a fare.
Maledetto. Ma mori, va. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Ok, checkpoint. Lo sapevo! Madonna mia, se morivo adesso, quanti schiaffi che mi davo da solo, raga. Quanti schiaffi che mi davo. Non avete idea di quanti schiaffi mi davo. Raga, sono alla fine. Se muoio adesso, veramente mi uccido. Ok. Ok. Sto più pistola di merda. Ok. Livello bonus. Mi stanno sudando le mani, raga. Non voglio. Voglio prendere la gemma in sto punto perché non l'ho mai preso. No, sapevo. Sapevo. Vabbè, fa niente, qua non mi conta la morte nel livello, però potevo farlo al primo colpo anche il bonus. Vabbè, fa niente. Rifacciamolo. È un casino quel punto dove c'ho le casse, perché in teoria quella cassa puoi colpirla 5 volte per esplode. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un bordello. No, è un bordello. Parca. So che se le rompi bene ti fai un botto di mele wumpa e quindi significa anche vita. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quasi se lo scrivere per un bonus adesso, eh. Guglielmo, mi sono accorto che non hai visto la serie. Tranquillo, non ne parlo. Non farei spoiler. Ovviamente la regola vale anche per me, non posso. Vabbè, qua c'è una spiegazione di Angie che fa l'orzata. Ma guardate, porca miseria, oh porca. Ci posso credere. Dai, Crash, abbiamo fatto cose peggiori, su. Basta, non lo faccio. Però vedi, prima si rompe prima quella sotto, prima si rompe quella sopra, poi si rompe... Che bordello, sto bonus è uno dei più difficili. Allora. Hola. Sì. Raga, devo prendere tutte per forza, perché sennò non mi dà la gemma. Ovviamente le casse, anche comprese quelle dei bonus.
Ok. Raga, l'ho presa. Ragazzi, l'abbiamo presa. Primo tentativo. Non ci posso credere. Gemma verde, ragazzi. Gemma verde. Vai così. Sì. Vai così, ragazzi. Sì. Vai. Barabà. E sono 5. Vai. Vai. Primo tentativo. Sì. Con la gemma verde, però, non mi ricordo. Non mi ricordo, vai, andiamo avanti per adesso. Non mi ricordo se, cioè, quale livello posso completare al 100% con la gemma verde. Oddio, sto livello. Ma quella gemma non la prenderò mai nella vita, raga. Sto livello è veramente stronzo. Tarata. Bam 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 di piriri tu turu tu 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 turu tu 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 tu. Oddio. Tu 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 ru tu 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 ru tu 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 ru tu 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 ru tu. Ah, qua c'è una strada segreta, mi pare. Guardalo come si ricorda. Guarda come passeggia fiero. Tu 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 ru tu tu. Quante mele, quanti frutti bumpa gustosi. Allora, sta, sta e sta. Sono un idiota. Patentato pure. Oddio, che bordello qua. Ehi, calmo. Ehi, ehi. Raga, primo tentativo pure qua, non ci voglio credere. Gemma! Pure qui! Ragazzi, vuole una statua adesso. Voglio 70.000 iscritti, 70.000 follower. Subito. Gemma, pure qui.
Raga, ma di che stiamo parlando? Ma sto facendo i numeri. Oddio, ragazzi. Road to Nowhere. Il livello del ponte. E questo voglio farlo con Coco. Vai, Cochina. La chiamo Cochina, va bene? Ok. Tu. Potere ai Bandicoot, esatto. Ciao, Coco. Sei carina. Raga, sto livello è Satana. Sto livello è veramente Satana. Almeno non questo, ma quello dopo, che è sempre col ponte. Però pure questo, se sei non allenato, potrebbe romperti alquanto. Gli Zebedei. Infatti, prima morte. Cioè, seconda morte in realtà nel complessa. Complessiva. Complessa. Allora, Coco, fatti chiare amicizia lunga. È il primo livello del ponte, non è il secondo, quindi per favore. Ma non ci arriva col salto, perché? Ok. Ok. Oh. Yeah. Devo solo scaldarmi, ragazzi. Devo solo scaldarmi. Ehi. Hey. Guardalo come si destreggia. Ok, qua ci vuole la gemma colorata per prendere la gemma normale. Mi fa piacere. Quindi anche se muoio fa niente. Si destreggia così. Ehi. 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 No! Dai, Coca. Coca, cosa ho detto? No. Adesso va bene che mi potete dire. Mi dissocio. Mi dissocio pienamente. Dai, Coco. Coco bello. Su. Ehi. No, no, no. Tanto sapevo che io sto livello perdevo un botto di vite. Ok. Tu. Però fare il trucco della corda. Cosa cioè, devo fare? Eccolo. E questa cosa c'era anche nell'originale. Ecco, poi sono stupido e cado. Vabbè, facciamolo bene, raga, per carità. Maledetto cinghiale. No! Ma sei scemo! Per prendere il bonus sono morto! Mi
Niente, sto cinghiale è stronzo. Per natura. Naughty Dog a go go, esatto. Perché amore, se tu non lo sapessi, questa la dico a Angie, forse non lo sa. Gli sviluppatori, adesso no perché Crash Bandicoot è in mano Activision, però chi ha creato Crash Bandicoot è Naughty Dog, gli stessi sviluppatori di The Last of Us. Ehi. Cioè, Naughty Dog è nata con Crash Bandicoot, ha fatto successo su PlayStation 1 con Crash Bandicoot. Ok. No, 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 no. Oddio, oddio, oddio. Cultura videoludica con l'Alex Cube. Ok. Sono uno stupido, stupido idiota. Adesso non ci arriverò mai. E invece ci arriva. Ok. Fa bagno sto ponte del cavolo. Che tanto dopo rivedremo, sarà ancora più difficile. Bene. Si va avanti, ragazzi, si va avanti. Un'ora e due già. Beh, riprendiamoci Crash. Anzi no. Io voglio fare un altro livelletto con la nostra Coco. Salviamo prima. Bellissimo il fatto che hanno messo l'immagine della memory card vecchia, ragazzi. Bello. Sapete che prima Coco non si poteva usare neanche qui. L'hanno fatto come aggiornamento. Alex, oltre alla Last of Us, Uncharted, Jack e Crash, ti viene in mente qualche altro gioco? Con Naughty Dog? Sinceramente no, ne hanno fatti altri, però sono giochi veramente, cioè, vecchissimi, prima di Crash, che non hanno fatto neanche successo. Quindi, bisognerebbe andare su Wikipedia. Cioè, loro il boom l'hanno fatto con Crash Bandicoot, quella lì solo rose e fiori. Vai, 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 via da qua. Aiuto, aiuto, aiuto. Che idiota, c'è la TNT, non l'ho vista. Spero che non potevo prendere la gemma, perché sennò mi arrabbio. Non credo, mi pare che ci vuole qualche altra gemma colorata. Spero, se no al massimo lo rifaccio il livello, non c'è problema. L'ho detto, quelle che posso prendere, le prendo. No, Coco, perché? Ho saltato bene. Guarda, raga, anche i Jack and Dexter potrei portarveli su Twitch, eh. Ce li ho. Jack 1, Jack 2, Jack 3, raga. Jack 1 l'ho già portato su YouTube, quindi forse no. Però Jack 2, Jack 3. Ok, questa è la gemma blu, quindi non potevo comunque prenderla. Vabbè.
Ok, Angie. Scrivi, scrivi, però devo prendere il telefono. Ok. Sunset Vista, ragazzi. Prossimo livello. Vabbè, adesso crash tutta la vita. Bene. Oddio, questo è quell'altro. Maledetto stronzo di merda, lo sapevo che mi inculavano le pietre. Lo sapevo. Sapevo che prima o poi mi avrebbero... Ma siete attaccati? Sti pipistrelli di merda. Oh, ma basta. Sono ricascato un'altra volta, eh. Bene.
No! No! Ma io lo sapevo che cadevo lì, lo sapevo. Le pietre di me... Raga, io le odio le pietre che vengono all'infuori così, le detesto. No. Muoio. Voglio prendere la testa di Brio, non mi interessa. Sono suicidato, va bene così. Burbuka. Allora. Ah, è quella di Cortex dentro la testa, non direi io. Due vite, raga. Mamma mia. Non le ho prese tutte e tre. Cavolo. Ne ho preso solo due. Che nervi. Vabbè. Arrivo, raga. Il 2 e il 3 sono spettacolari, sì. Io il 2 l'ho platinato su Play 4, ho detto tutto. Il 3 anche ho quasi platinato, tipo ce l'ho all'89% mi pare.
No. No. No, no, no. Ragazzi, siamo quasi a 100 vite, eh. Io non vorrei dirvelo, ma io neanche le sto farmando. Quella strage di casse. No, Chris. Ok. Grande, mai mancato. Raga, qua la Kong, secondo... no, terzo boss del gioco. Ragazzi, siamo quasi all'ultima isola già, quindi... È lì bestemmiamo, nell'ultima isola. Allora, cosa? Sculetti! Mi sculetti in faccia a me, come osi? Madonna, mi sta pure per prendere. Dai, brutto ciccione, dammi qua sto massa. Pam! Hai detto... No, non l'ho preso. Maledetto stronzo. Guarda veramente, mi stai su. Maledetto, io lo sapevo che mi devo ammazzare. Io lo sapevo che mi devo ammazzare. Ma mo me la paghi. Adesso me la paghi. Qua la Kong. Me la paghi. Che pezzo di merda! Questo boss, raga, questo è il boss che odio di più nel primo.
Ma no, mi è caduta la cassa di TNT in testa. Ma si può? Non mi è mai capitata una cosa del genere. Mai capitata sta cosa. Fatto. A rubare, vai. Ah, sì. No! Perché non l'hai colpita? Ma sei stronzo, Crash! Sei molto stronzo! Non puoi fare le stesse cose! Oh, va a cagare, va. Te e i koala. Ah. Ciao, arrivederci. Oh. Non mai avrei aspettato di sclerare su Koala Kong boss fight. Ragazzi, ultima isola. Ultima isola. E non sono trascorse neanche un'ora e mezza. Cosa ho fatto? Sono tornato indietro. Ok. Vai. Tun 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 tun. Oh raga, sto livello mi piace un botto perché ha dei colori bellissimi. Para para pam. Vabbè, l'avevo presa io. No, non posso saltarci sopra su ste palle volanti. Non mi ero dimenticato. Posso colpirle, saltarci sopra, no. Stupido. Maledetto vapore.
sapevo! Devo aspettare, non avere fretta. Mannaggia me. Ah! Dai, non l'ho colpita, gioco! Su, eh! Ok, bonus level. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E anche qua la terza testa non l'abbiamo presa, mannaggia. Paraparapa. Ok. È una miseria. Così tante, 33. Vabbè, c'è un bonus effettivamente di Dottor Brio che non abbiamo fatto. Cortex Powers. Power. Salviamo. Ok. Cortex Power, ragazzi, non dovrebbe essere difficilissimo. Vediamo un po'. Certo, qualcuno sì, magari, però per me non tantissimo. Aspetta. Sì.
Ah no, sono stupido. Raga, 93 vite, eh. Vabbè, va, culo a ma... no, mi dissocio. Ehi. Oh. Cavolo, per 9 casse. Ottimo. Dun, 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 dun. Generator room. Dun, tra un po' c'è il ponte, ragazzi. Tra un po' c'è il ponte. Ok. Sono già morto qua, non bisognava mai morire per prendere la gemma, quindi già andata a cagare la cosa di prendere la gemma. Questo livello è veramente difficile. Sta cadendo. Pa, raga, 97 vite, abbiamo quasi 100 vite, sono un mostro. Brubuka. Nove vite, attenzione. E va, 100 vite. No, 90. Ah, no, è vero, 99 è il massimo. Ok. Il trofeo era ottieni 99 vite. E abbiamo le vite al massimo. Come ho fatto a cadere? Non mi sono neanche accorto. No, non ci credo. Posso cadere dal lato. Non lo sapevo.
Vedi, 52 su 52, però non dovevo mai morire. Adesso io voglio riprovare questo livello non morendo mai, perché ce la posso fare. Vedi? Ma sei morto. È incazzatissimo Crash. Ok. No, voglio riprovarla. Sto livello non sono mai riuscito a fare la gemma, perché morivo sempre. E adesso, in live con voi, voglio superare le mie... Ok, adesso è apparso l'orologio, che possiamo fare anche la cosa a tempo, ma non è il caso. 3, 4, 5. Ok. Via! Si inizia, ragazzi, questa prova a prendere la gemma. Senza mai morire. Attenzione, possiamo farcela. Ci siamo, siamo carichi. Siamo tutti carichi, ragazzi. Ok. Budabaga. Madonna, per un pelo sto facendo il fail bruttissimo. Con calma, ragazzi, non ci guarda dietro nessuno. Noi prenderemo la gemma. Che culo che avevo il Budka! Cioè, che culo che avevo Aku Aku. Ok. Pirudu. Ok. Ragazzi, siamo alla fine. Gli ultimi salti. Ok? 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 Yeah! E ragazzi, la gemma è nostra! Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Stiamo facendo i numeri stasera. Stiamo facendo i numeri. Vai, faccela vedere, Crash. Fantastico. Ragazzi, non ci ero mai riuscito a fare la gemma a questo punto. E ce l'ho fatta in live. Sto piangendo. Allora, pure qua c'è una gemma, raga, di non morire mai. È la gemma blu. Facciamola. Toxic Waste. Qua non dobbiamo mai morire e prendere la gemma blu. Oddio, sto livello. Ok. Qua è un po' stronzetto, perché c'è sto stronzo. Maledetti che ti lanciano le... i barili velenosi. Oddio. Maledetti.
Ah, qua saltano pure, è vero. Infatti è difficile sto livello. Sono i cosi che saltano. I barili che saltano. Che culo. Dai, lancia quello che salta, bravissimo. Non ci togliamo più le scatole. Potere ai Bandicoot. Peccato che non c'è il cuore arancione, sennò si poteva mettere il cuore. Oddio. Bene, questo qua li lancia solo che saltellano. Ok, fermi, siamo al bonus. Siamo al bonus. Allora. Cacchio, non aspettavo che morivano, che esplodevano tutti. No, mi sono giocato il Budka. In acqua, acqua. Oddio, però sei stronzo gioco, eh. Cioè, scusa, mi stavo respawnando dal livello. Ok. 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 Oddio. Gemma blu! Potere ai Bandicoot! Sì! Mamma mia, ragazzi! Non sto facendo i numeri stasera, ma sto facendo i numeri. Fammela vedere sta gemma blu, quanto è bella! Yes, ragazzi, 8 gemme. Cioè, abbiamo già 3 gemme colorate, ragazzi, ok. Boss Fighter Pinstripe... Aspetta, questo nome è difficile. Pinstripe Puturu! Ok. Ragazzi, un attimo che vado a prendermi un bel bicchiere di tè fresco e arrivo. Eccomi. Ok. Allora, salviamo. Vai. Boss fight, ragazzi. Dopo questo ci sarà il livello del ponte dove più o meno 40 vite le perdiamo. Forse pure di più. Ok.
ma Crash, perché non ti sei... Dai, raga, però qua non sono stato io, non sei abbassato. Vabbò, va. Yeah! Allora, ho fatto dei numeri, ragazzi, ma proprio in sta live che non li ho mai fatti in Crash Bandicoot. Oddio, raga, high road, raga, il livello del ponte, raga. Raga, sto male, raga. Mamma mia. Allora, salviamo. E a sto punto voglio tornare un attimo indietro, perché siccome abbiamo la gemma blu, la gemma... Voglio vedere quali livelli non abbiamo preso la gemma. Così la prendiamo. Dove servivano le gemme colorate? Allora, siamo all'inizio qua. Tanto ragazzi, questo... Viola, prima non c'era, è un DLC, praticamente è un livello semi impossibile. Però non lo faremo perché è una cosa extra del gioco, non è una cosa principale. Ok, Jungle Rollers, questo non c'era la gemma, quindi dobbiamo andarci. Pela 06 è andato via e non torna più. La 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 la. Ok. Budubica. Vabbè, qua la prendiamo easy la gemma. E lei. Ta 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 ta. Tu. Bla 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 bla. Comunque ammettete che sono veramente bravo a giocare a Crash Bandicoot. Vedete che adesso è apparsa la gemma verde. Prima non c'era sta roba. Adesso possiamo salire qua sopra e prendere le casse rimanenti, che sono queste qua sopra. No. Che botta. Oh, è per la fretta, raga, porca miseria. Ho speccato due maschere in due secondi. Tu. Tu.
Yeah, eccola qui. Gemma. Un'altra. Allora, ragazzi, 1.800 spettatori. Attenzione, record di spettatori. Ok, 9. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Tanta roba. Benvenuti a tutti coloro che hanno appena... sono appena arrivati. Allora, qua pure c'è un'altra... Great Gate. Qua c'è un'altra gemma da prendere, raga. Se vuoi salire sulla piattaforma tronco, prova a farla rodeare. Beh. Ripeto che siamo tornati un attimo indietro per prendere le gemme che ci mancavano. Ripeto, quelle che posso prendere, raga, le prendo perché mi piace prendere gemme. E... calcio in culo. C'è Gennaro, c'è di là. Ha detto c'è Gennaro, sì, c'è di là. È di là. C'è Gennaro, c'è di là. Raga, posso anche permettermi di buttare una vita perché tanto ne ho 99, non è che... E ricordo che non le ho farmate, ma le ho raccolte tutte. 30 su... Ah no, vedi, qua non c'abbiamo la gemma che manca però. Ok, ho rifatto questo livello per niente perché la gemma... Cos'è, la gemma verde? Non ce l'abbiamo ancora. E vabbè, va bene. Purtroppo dobbiamo rifare i livelli per capire quali gemme ci vogliono colorate per fare quel livello, quindi... Qua abbiamo la gemma. Upstream, qua non ce l'abbiamo. Proviamo. Proviamoci. C'è Gennaro, c'è, di là. Okay. Raga, tanto sti livelli ce li mangiamo. Tu 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 tu. Tu tu tu. Ehi, pure. Ecco, vedete, adesso sono apparse qua le gemme, queste qua ce le abbiamo. Sono un idiota. Ma gigantesco, eh. Ma si può morire per essere scivolati. Mi sta venendo un certo languorino, raga. Non ho cenato stasera, quindi... Dopo la live farò uno spuntino. Vale. Vabbè. Allora. Ok.
Perfetto. Vedi, qua c'è. Ma pensa a te, ma che figata! Oddio, stavo cadendo. E le abbiamo tutte, ragazzi, quindi altra. No! Con calma. Adesso. Gemma! Potere ai Bandicoot, ragazzi. Sempre con 9 gemme, raga. 9 gemme. Ah no, 10 gemme. Chiedo venia. Raga, numeri stasera. Numeri. Numeri incredibili, apocalittici. Allora, papu papu, niente. Rolling Stones. Proviamo a fare Rolling Stones. Per caso, per vedere se abbiamo la gemma colorata che ci serve. 87 casse, raga, questo è un bel po', eh. Ah, qua c'è pure la testa di brio da prendere. Le cose si fanno difficili. Interessanti. Budubka. Tu. No, ho fatto una stronzata qua. Ok, meno male. Mamma mia, ragazzi. Sono un deficiente. Perché sono un deficiente? Domanda. Risposta, perché lo sono. Ah, vedi che c'ho la gemma? Gemma blu. Eccola qua. Oddio. Che figo, si va sotto. Che figata. Sono stupido, pensavo che c'era il pavimento dietro. Cagare. 59 su 87.
Guarda che è spawnata nel momento in cui stavo. Ma io non ci credo, quanto è infame quella puzzola di merda. Le parole. Vabbè, sì, si possono dire le parolacce, basta che non si dicono cose troppo spinte, ecco. Quanto che fortuna. Ok. Ma ragazzi, c'è la gente su Twitch che bestemmia come i porci. Quindi... e non le cacciano. Raga, qua si fanno i numeri. Attenzione, quante casse mi mancano. Casse, no? Non so perché si capisce casse. Ho detto casse. Quante casse mi mancano? 83 su 87. Ok. 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 Eccole qua le ultime. Gemma! Sì! Potere ai Bandicoot, ragazzi! E so 11. Undici gemme, raga. Già. Qua l'abbiamo presa. Qua non l'abbiamo presa. Però ho paura che io qua non ho la gemma che mi serve. Vabbè, proviamo. Proviamo, tanto in caso. No. Ma non volevo prendere il tempo. Ma vacca, devo farmi ammazzare per forza, no? Non volevo fare la prova a tempo io. Ci sono andato per sbaglio. Vabbè. C'è Gennaro, c'è di là. Ok. Yeah. Cenaro, cioè di là. Ma vabbè, va, sei pure buggato. C'è Gennaro, c'è di là. Hai un nuovo follower, Naezardi98. Grazie, sulla Play però intendo, non su Twitch. Ok. Forse è un ragazzo che mi sta seguendo sulla Play da tu, cioè
su Twitch ma con la Play. Maledetto. La faccio così. Ciao. C'è Gennaro, c'è di là. Le nuvole. No, non c'abbiamo una gemma qua. Vabbè, pazienza. Siamo rifatti un livello così, tanto per farlo. Vai. No! Dai, che presa in giro. Ma ce l'avevo fatta. Vabbè, qua mo perché sto andando di fretta. E non dovrei. Comunque lo stesso colore dell'altra. Cioè, devo ricordarmi che le fortezze queste qua c'hanno la gemma rossa. Quindi appena troviamo la gemma rossa, se la troviamo, se la prendiamo, torniamo qua e facciamo tutto. Sei stronzi, eh. E va bene. Quindi gemma rossa non ce l'abbiamo, quindi questo non possiamo farlo. Va bene. Seconda isola, qua ce l'abbiamo, lì per Ru. Gemma verde ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo. Road to Nowhere. Il ponte, il primo ponte, c'avevo. Che gemma di. Che colore era la gemma, il primo ponte? Vediamo. Mi pare che il secondo livello del ponte, che è anche tra l'altro il più difficile tra i due, ecco, bisogna, per prendere la gemma bisogna non morire mai. È impossibile, cioè quel livello veramente ti devi fare del male psicologico per prendere la gemma.
Non ci abbiamo neanche qua. Gemma rossa pure qui. Niente. È inutile rifarlo, quindi sprechiamo solo vite. Ok. Boulder Dash. Vediamo qua che gemma ci vuole. Ok. Questo qua è l'altro col sasso. Sbagliato. Okay. No, neanche qui. Ma cos'è, viola, blu? È viola questa. Mannaggia. Sono convinto di averla questa qua. E vabbè. Inizia, erano pure troppe. Cioè, in alto lì ce ne sono 18. Sunset Vista, ragazzi. Qua c'è anche una chiave da prendere. Che livello è questo? Spero mi ricordo. Sunset Vista. Oh, Gesù, questo. Ma è sto cacchio di... Non voglio il tempo. Maledetti pipistrelli.
Mannaggia. Ma togliti, sasso di merda, quanto stai lì? Ma si può? 5 ore sta lì. Con le casse bianche come cacchio si prendono? Come si prendono queste? Ah, guarda dove c'è lì! Ho capito, ho capito, ho capito. È sopra qua. Ok. Ok, qua c'è il livello di cortex da fare. Sperando che ho la gemma colorata. Insomma, arrabbio. Oddio. Ragazzi, no, no, stavo facendo il numero lì. Ok, per fortuna però ci ha salvato il... Ah, aspetta, poi devo riprendere le casse. Ci ha salvato le teste di cortex, ma non le casse. Che mancano una testa di cortex e una di Tauna. Allora, Tauna. Allora, ora. Yeah, e sono tre ragazzi, si è attivato il portale. Testa di cortex, ragazzi, vai. Facciamo il livello di cortex. Che figo. Questo sarà veramente un po' nel culo, farlo. No!
Ok, ho capito come si fa. Non è difficile. Sono io che ho sbagliato il tempismo. È tutto questione di tempismo, raga. Allora. Yes. Mi ha dato la chiave? Ha fatto un... Mi sa che mi ha dato la chiave. Lo scopriremo a fine livello. Si tona. Perfetto. Siamo 81 casse. Eccola! Gemma, ragazzi! Sì! Qui non ci voleva la gemma colorata qua. Era questione di prendere tutte le cose. Fermi. La chiave! Ce l'ha data. Non mi ricordo a che serve, ma ci ha dato anche la chiave d'oro. Vai! 12 gemme, raga. Ma che cacchio stiamo facendo in sta live? Macchine, ok. Cortex power. Non mi ricordo qua che cacchio serve, sapete? Proviamo a vedere cosa c'è qua. Riprova i turni bonus tutte le volte che vuoi, non costa lui. Ah, questa. Ah, qua si può scendere. Ah, ok. Ok, ci siamo. Ci siamo, non ce l'ho venuto qua prima. Oddio. Crash per Dinci. Grazie. Maledetto.
4, 5. Porca sto vapore di merda, mi dimentico sempre. Aspetta, però qua si può scendere. No, ho visto i cosi sotto, pensavo. Vabbè, ho provato, raga, perché sono in livello infame, c'è le vie segrete. E stavolta ce lo facciamo questo livello bonus. Yes! Dai. Oddio che bordello. Cacchio, devo attivare quel coso lì. Questo è difficilino, ragazzi, Vediamo un po'. Devo capire come si fa, più che altro. Come faccio a prendere qualcosa in alto? Non ci arriverò mai. Ah, impossibile. Aspetta, provo ad arrivare alla fine senza... Vediamo un attimo. Allora... Perché così? Ok, devo saltare così e prenderlo in volo. Difficile questo, ragazzi. Questo è parecchio stronzo. Allora. No, non ci arriverò mai. Non ci arrivo, ragazzi. Sto facendo le prove per vedere se ci arrivo col salto e la giravolta, ma non ci arrivo. Quindi. Ok, devo. Ho capito. Forse devo arrivare in fondo. C'è un interruttore che mi sblocca le altre casse. Poi arrivo là. Infatti, guarda. Ci sono. Ho capito. Vai. Però sono stupido. Sono molto stupido. Stupido è, stupido fa. Mannaggia la miseria. Allora. Hop, 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 hop. No, madonna che è difficilissimo sto livello bonus. È stronzone, eh. È veramente birichino. Hop, 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 hop.
Hop, hop, hop. Non ci arrivo lì però. Ok, ce la devo fare. We do it, ragazzi. We do it. Dai. Hop, hop. Allora, con calma, Lena, con calma, ce la possiamo fare. Sai cosa mi disorienta? Che comunque appaiono dopo le casse. Io finché non lo faccio, non mi schiodo da qua. Allora, oh, per il potere dei Bandicoot. Dai. No. È difficilissimo. Allora, più che altro devi giocare con la cosa. Premi il tasto, tieni premuto. È davvero. Di qua non tengo premuto perché faccio i salti veloci. Qua sì però. Infatti, perché è distante. Porca miseria. Ce la devo fare, non mi interessa. Never give up, ragazzi, never give up. Sì, però se scivoli Crash sono un po' strunzetto, eh. Sì? Non ci credo. Non ci credo. Ce l'ho fatta. C'è sto salto di merda, ragazzi. È veramente stronzo sto salto. È veramente stronzo. Che si può fare? Ma mannaggia la miseria, porca. Sono due salti uguali, che è quello e quello in alto, che sono veramente stronzi. Dai, però, Lele, svegliati, su. Possiamo morire al primo salto. Allora. Sì!
Fai così, Rael. Ah. Ah, di qua devo andare. Infatti mi sembra strano. E la gemma, ragazzi, è nostra. E vai. E anche qui abbiamo presa 13 gemme. Mamma mia. Cortex Power. Proviamoci. Madonna, sto te è diventata acqua praticamente. Vabbè. No, mi è caduto il te sul joystick, porca. Fermi tutti. Che ho fatto? Sono uscito, vabbè. Fermi un attimo. In bocca al ghiaccio. Ok. Sto livello, raga, prendere la gemma è un po' difficile perché è sia avanti che retro il livello. Cioè, li potrei tornare indietro. Ah, vediamo un po'. Vedete, ci sono vivi. Di qua che c'è? Ma vai a cagare. C'è la gemma qui. Oh mio Dio. Vabbè, posso prendere. Ok. Pezzo, quindi devo tornare indietro. This way. E attivare quel pezzo che mi manca.
Bel bordello sto livello. Ma porca. Che stronzo. No, no, mi fa rifare tutto. Allora, prima facciamo così. Faccio prima la parte destra e poi vado dalla parte sinistra dove c'è la gemma. Quindi prima vado di qua. Prendo le casse che ci sono qua, poi torno indietro. Sai che conviene, raga. Infatti c'è anche il checkpoint. Ok. Qui c'è un'altra parte però. Oh madonna, che bordello. Ecco la cassa che ci serviva. Allora, se io adesso vado di qua. Ok. Sto sperimentando, ragazzi, eh. Ok, qua c'è la gemma. Quindi se io adesso vado indietro con la gemma, mi prendo le casse che mi mancano. Aia. Senza morire. Vabbè, non l'ho toccato, dai, vaffanbego. Eccolo lì. Sta piattaforma di me. Pure sta piattaforma. No, che infame. Si può essere più infami? È un bordello andare indietro perché non vedi. Quindi è un po' la cieca. Posso fare, raga. Di qua cos'è che c'è? Oh! Spavento! What the fuck? Ma dove siamo qua? Ma siamo all'inizio. Raga, non ci ho capito più niente. Molto dispersivo sto livello. Farlo al 100%. Allora, a questo punto cerco di andare di qua, vediamo se comunque. Non ci credo, dai, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Che palle, sta scossa di me. Vabbè, ciao.
Gemma Gemmina, dove sei andata? Ok. Ok, e fin qui dovremmo esserci. Aspetta, fermi che qua devo essere preciso. Guarda che non mancate due. No, 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 no. Non ci sto. Per due casse non ci sto. Se io vado avanti di qua cosa c'è? Si va avanti. Cagare. Ok. Niente, raga, devo cercare queste due casse però. Non posso farmi fregare da due cassette. Mi spiace. Ma l'Alex da due casse non si fa fregare. Dai, la vuoi attaccare. L'avevo attaccato. Ma stai zitto. Scusa, devono essere per forza qua da qualche parte queste due casse. Sì, vabbè, raga, però minchia. Vite, siamo scesi sotto di 90 per sta gemma del cactus. No, raga, fermi tutti. Fatemelo ricominciare sto livello. Anzi, no, col cacchio. No, non mi interessa, devo farlo. La cosa che torno all'inizio del livello. Le due casse devo trovarle. Ah, qua siamo all'inizio, giusto? Ok. Quindi noi siamo arrivati da sinistra. Se noi invece adesso andiamo a destra, dovrà essere là per forza quelle due casse che ci mancano. Di qua. Ricordi logica. Poi ce l'ho già passato io, cioè. Di qua forse. Ok, qua ce l'ho già venuto perché le casse non ci sono. E va bene. Di qua. Ah, cagare, va te. Dov'è che mi mancano? Eccole qua. Queste. Queste due mi mancavano.
speriamo. No! Ok, ho preso il checkpoint, meno male. Cosa? Manca più di prima? No, aspetta. Ragazzi, il livello mi sta facendo impazzire, non è possibile. Ma scusami, Oddio. E che palle, raga. Fermi, lo ricomincio sto livello perché non ci sto cagando più un cacchio. Non è possibile. Non è possibile che mi mancano più di prima. Prima mi mancano due, poi mi manca 70. Cioè, scusate. Allora, facciamo prima le cose con ordine, ovvero andiamo sempre prima tutto a destra nei bivi, poi torniamo indietro nel livello e andiamo sempre a sinistra. Almeno così siamo sicuri che prendiamo tutto. Quindi io nei bivi sceglierò sempre destra. Ok, ora torno tutto indietro, prendo il checkpoint, torno tutto indietro e mi riprendo le cose di sinistra senza uccidermi. Faccio prima di qua. Ok, qua c'è la gemma. Ciao Michele, grazie mille per le tue stupende parole. Buonanotte. Ok, via, sono già andato. E siamo all'inizio. Quindi ora dobbiamo andare tutto sempre a sinistra. Fino al checkpoint, ovviamente. Ok, sinistra. Cos'è? Sinistra. Oh yes, godo. Oddio. Non ci credo, sono un coglione. Raga, sono un coglione. Bah, cioè, è ufficiale, sono un deficiente cronico. Perché sono un... Madonna mia. Vabbè, dai.
Esatto, perfetto, stavo facendo. Qua sono andato però. Niente, raga. Che figlio di pu... veramente, sto gioco quando ci si mette veramente... Quando arriva sta pedana? Tua... Ave Maria... Niente, sta pedana non arriva. Oh ma... Dio mio, guarda... Ma partono le bestemmie, raga. Ma partono veramente le bestemmie. Ma stai ferma, pedana di merda! Minchia, 70 volte su sto punto! E va a cagare, va! Sono già passato qua. Tutto casino per niente, bene! 28 casse. Ce l'abbiamo fatta. E va a cagare, va a Gemma. Sì. Per il potere di Bandicoot. 14 gemme, ragazzi. Ora sono soddisfatto. Bene. Mamma mia, 3 ore di live già. Ok, proviamo Hyde Road, ragazzi. Volevo finirlo stasera, ma non ce la facciamo. Facciamo sto livello, raga, poi chiudo. Maledetto. Questo, ragazzi, è il livello più stronzo. Ecco, appunto. Dell'intero gioco, anzi dell'intera saga, almeno per adesso. Ok. Crash, prendi le quali vite che ci serviranno. Sto cinghiale di... Guarda che quanto mi sta sul culo. Quanto mi sta sul culo quel cinghiale. Maledetto.
Dai! C'è tutto cinghia, guarda l'odio. Niente raga, sto cinghia alle... Guarda veramente, oh, ma veramente, ma non c'ho parole, ma dove siamo? Ma dove, ma vattene a quel paese, te e Pumba. Raga, sto livello è quello satanico di sto gioco, cioè... Ti fa perdere la testa sto livello, scleri come un... Non so cosa... Pure la tartaruga è riuscita a uccidermi. Vabbè però, minchia, stai su sta corda. Allarme. Raga, sto impazzendo. Sì, però una volta ci sale, una volta scivola, raga, dai. Perché scivola? Guarda, va trum e scivola. Raga, guardate le vite, ne avevamo 99, ne avevamo, siamo 62. Pure. Ma vaffanculo, va. Quando ci vuole, ci vuole. Oh, basta! Sta tartaruga, guarda, non c'ho parole, raga, basta, cioè. E vai. Stavo cadendo per quel cinghiale maledetto. Hehehehe.
No, ho fatto una caga. Dovevo tenerla con la tartaruga lì. Ok, dai. Loro non cadono però, i mortacci loro. Quarantuno su 45. Ci sarà stata una gemma da che non ho. Una gemma colorata, perché se no. Per 4 case, vabbè. Va bene. Ecco. Allora, inizio ad avere un po' sonnino. Qua c'è la gemma rossa, ragazzi. Vabbè, raga, io salvo. Io vi ringrazio, ragazzi. Vi auguro una dolce notte. Grazie per avermi seguito anche stasera. Noi ci vediamo prossimamente con una nuova live su Crash Bandicoot. Raga, seguitemi su Instagram per sapere gli orari e quando farò le live. Detto questo, raga, alla prossima. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao.